Sta facendo molto discutere la legge firmata a Valditara, la legge fortemente voluta, insomma, una battaglia della Lega. Il ministro dell'istruzione l'aveva proposta, è passata. E questa legge sta facendo molto discutere perché chiaramente c'è chi è contraria a quello che è il contenuto di questa legge, ovvero si torna indietro. Finalmente c'è il ritorno del voto in condotta. E cosa dice questa legge? Beh, dice che con il 5 in condotta si boccia, con il 6 in condotta vieni rimandato, quindi viene fatto fare al ragazzo un percorso e poi un esame rispetto, insomma, a una sua autocritica o quantomeno una riflessione su quello che può essere stato un comportamento sbagliato avuto durante l'anno scolastico che l'ha portata ad avere questo 6 in condotta. All'interno di questa legge c'è anche il ritorno e una semplificazione di quelli che sono i voti, i giudizi. Ora io non so quanti genitori siano all'ascolto e abbiano visto in questi anni quanto noi si sia tribolato per decifrare la pagella. Io ho due figli e devo dire, avendo soprattutto un figlio fino a 2 anni fa, alle elementari, facevo una fatica incredibile. C'era primo livello, secondo B, secondo A. Insomma, finalmente si ritorna ai voti semplici. Buono, sufficiente, buono, ottimo. Tre cose basilari, no? Così almeno si capisce, senza dover fare dei giochi pirotecnici, che voto si sia avuto a scuola. E un altro punto all'interno della legge, che io definisco un punto sacrosanto, che viene chiesto un risarcimento di 10.000 euro per chi danneggia o comunque diciamo, l'istituto all'interno del quale si trova o chi esercita violenza nei confronti, atti vandalici, anche nei confronti degli insegnanti. Insomma, un ripristino di buonsenso, un ripristino di quello che è un concetto di valore di rispetto. Io credo che questa legge voglia dirci questo. Tu vai a scuola, se sei una persona rispettosa dell'ambiente, dove stai, delle persone che ti circondano, dei compagni, dei professori, anche del materiale scolastico che viene messo a disposizione e che molto spesso viene rovinato, viene comunque, insomma, utilizzato in modo scorretto, quegli atteggiamenti di violenza che vediamo molto spesso sui social nei confronti degli insegnanti che diventano poi merce per ottenere like con grande scherno da parte dei ragazzi, viene detto stop, mettiamo un fermo, ora si torna indietro. Oggi devi sapere che se fai un'azione ne devi pagare le conseguenze. Ora io non capisco per quale motivo, ovviamente, insomma, c'è la sinistra sostanzialmente, ma anche gli stessi sindacati che si sono ribellati rispetto a questa legge, dice non è possibile, insomma, questa scuola che diventa una scuola autoritaria, e ovviamente si ritorna indietro come ai tempi del ventennio, perché questo va sempre bene su tutto quando si deve fare una polemica. Come la scuola diventare autoritaria? La scuola deve avere una sua autorevolezza. Io credo che uno dei grandi motivi per i quali si sia perso veramente, si sia persa la bussola all'interno degli istituti scolastici sia proprio perché la scuola ha smesso di essere scuola quando perde la sua autorevolezza. I ragazzi si sentono liberi di commettere quei gesti violenti, irrispettosi, perché sanno che non pagano delle conseguenze. Oggi è giusto, e io su questo sono fortemente concorde, che tu devi sapere che se compi un'azione ci sarà una reazione, ne devi pagare un prezzo. Oggi, se tu non ti comporti bene a scuola, avrai un 5 in pagella e ripeti l'anno. Se noi togliamo ai ragazzi diciamo la certezza di pagare per qualcosa di sbagliato che fanno, beh, sicuramente non ci troveremo la generazione che stiamo vedendo. Se noi non ridiamo ai ragazzi quella consapevolezza di dover rispettare chiunque e qualunque cosa all'interno della scuola, beh, non, io credo che la scuola non compia quel suo dovere educativo
che dovrebbe avere, perché a scuola tu è vero, vai per imparare, ma vai per imparare non soltanto l'italiano, la matematica o tutte le materie importantissime. Tu vai anche a imparare quello che è un sistema di convivenza civile in mezzo ad altre persone. E la convivenza civile la riesci ad esercitare se c'è alla base un fondamento di rispetto. Se tu non dimostri di non avere questo elemento, non vai avanti. Tu non potrai mai essere un ragazzo maturo, quindi conseguire una maturità, se oltre a sapere perfettamente la Divina Commedia o perfettamente l'aritmetica e la geometria, non mi dimostri di essere stato un ragazzo che ha acquisito quell'elemento fondamentale che ti serve per entrare nella società in maniera sana, ovvero il rispetto per i compagni, per le persone e per la struttura che ti ospita. Quindi, i sindacati ovviamente sono contro, la sinistra lo stesso, dicono no, noi dobbiamo fare un lavoro culturale sui ragazzi e evitare che esercitino violenza. È vero, sicuramente dovremmo arrivare a questo, senza doverli punire, perché dicono non è possibile che la soluzione siano le punizioni. Sicuramente vorremmo tutti quanti evitare un sistema punitivo e quindi riuscire a contenerlo, diciamo, in partenza. Ma per il momento ci vorrà del tempo, forse, per lavorare su questo, forse se all'interno delle scuole facessero meno corsi per gender, ma magari dei corsi dove l'elemento rispetto è alla base, a prescindere da chiunque tu sia, da qualunque il rispetto, allora magari qualche corso in più di educazione civica potrebbe essere importante per questo, no, percorso culturale che si vuole raggiungere. Però in questo momento, visto che c'è una degenerazione scolastica di ragazzi che fanno esercito, hanno dei comportamenti che tutto sono tranne che comportamenti consoni che si devono avere all'interno di un istituto, ben venga che ci sia la punizione e soprattutto che oggi sappiano che le loro conseguenze non rimarranno impunite. Bravo Valditara.